Amiche e amici dell'Hockey su Pista, la più cordiale buona serata da Nicola Maragnin qui alla Paravaccari in Montego Precalcino per questa prima giornata del campionato cadetto di A2 Hockey su Pista, stagione sportiva 2024-2025. Tra qualche istante il Montecchio Precalcino, padrone di casa, lo vedete qui nei vostri teleschermi, che sta ultimando le ultime fasi del riscaldamento prepartita, incrocerà le steche con la BDL Mini Motor di Correggio. Appunto, prima giornata di questo campionato, abbiamo assistito insomma all'antipasto della stagione con la Coppa Italia. Entrambe le formazioni non sono riuscite a qualificarsi nei rispettivi gironi, cedendo il passo Correggio all'Amatori Modena e il Montecchio Precalcino all'Hockey Tiene, che disputeranno a febbraio la semifinale per poi approdare alla finalissima di marzo. Vicino a me Davide Meneghello in cabina di regia, coadiuvato dalle riprese di Carlo Dalla Valle. Partita ovviamente che sfugge ad ogni pronostico. Prima ho scambiato qualche battuta con i rispettivi mister Eduard Granel e Martin Ginestar, insomma un catalano e un argentino sulle panchine delle due formazioni, i quali insomma a distanza però hanno detto sarà un campionato molto equilibrato, un campionato in cui ci potranno essere anche delle sorprese, ma sembra proprio che le squadre ai nastri di partenza di questa A2 hanno sostanzialmente un livello molto molto simile, insomma occhi puntati su Breganze, su Scandiano, su Modena, su Tiene, attenzione anche a Correggio che l'anno scorso ben si è comportata. Montecchio, attrazione argentina, oggi solamente Manuel Calvo sarà della partita perché Franco Giannis è infortunato. Anche Correggio, oggi attrazione argentina con Mauro Menendez perché Gabri Tudela è fermo ai box, anche lui infortunato. E allora io direi di passare alla lettura delle formazioni, ne approfittiamo di questi attimi di prepartita. Allora anche sui vostri teleschermi appariranno le formazioni. Partiamo come la liturgia prevede con gli ospiti della BDL Mini Motor Correggio, che schierano tra i pali Nicolò Salines con il numero 1, poi con il numero 8 Mauro Menendez, con il numero 7 Manuele Pedroni, con il numero 9 Ernest Cinquini, grande ex della sfida, Tommaso Castiglioni con il numero 6, Alessio Caroli con il numero 26, Riccardo Gabbi con il 5, Federico Pedroni con il numero 54, portiere di riserva, Diego Casari, capitano, con il 55 e Matteo Olban con il numero 87, sotto la guida tecnica di coach Eduard Granel. Rispondono i padroni di casa del Montecchio con Marco Zanfi con il numero 26, Nicola Pozzo con il 9, Riccardo Tognazzi con il 23, Filippo Tiella con il 7, Davide Zanini con il numero 8, capitano appunto per l'assenza di Franco Giuliani, Thomas Crovadore con il numero 6, Gianni Carraro con il 12, Nahuel Calvo con il 22, Andrea Della Valle con il 73 e con il numero 1 Carlo Sanson, gradito ritorno il suo qui in A2 appunto per il contestuale infortunio di Riccardo Pozzato, allenatore, manco a dirlo, Martin Ginestar. Tanti temi che mi sono appuntato per questa sfida, però ovviamente si parte con il rito della scelta della pallina, sempre interessante vedere come i giocatori decidono di scambiarsi appunto la sfera per dar via insomma a questa sfida. Non abbiamo ricordato gli arbitri, sono il signor Cristiano Parolin di Bassano del Grappa, coadiuvato al tavolo dei refertisti da Alberto Fabris di Tiene. Qui è tutto pronto al Palavaccari. Andrà dalla Valle con Casari appunto per la scelta della pallina. E allora guadagneranno ora la metà pista le due formazioni e assistiamo appunto a questi attimi introduttivi, insomma diamo il via ufficialmente a questa prima giornata di campionato. Ovviamente occhi e orecchie puntate anche alle altre sfide che si stanno giocando in contemporanea qui alla, rispetto a quella del Palavaccari. Abbiamo avuto un antipasto oggi alle 6 con un risultato
abbastanza sorprendente con Valdagno, il Valdagno dei giovani di Coach Rigo, che si è imposto per 3-2 sull'Amatori Modena, insomma risultato veramente veramente interessante. Poi Pico Mirandola 2 Breganze 2, partita che è iniziata tre quarti d'ora fa, quindi siamo all'intervallo adesso. Trissino con il Seregno, la partita è iniziata alle 8:30, il Trissino sta conducendo per 1-0 e poi tiene incrociare le stecche con il roller di Bassano al Palaceccato. Appunto Montecchio e Correggio qui inizieranno tra qualche secondo, insomma vediamo anche il signor Fabris è arrivato all'ultimo. Ovviamente devo anche dare un saluto a Francesco Ferrari, ciao Francesco, per un precedente impegno non è qui con me, ma insomma non manca l'occasione, ci vedremo probabilmente giù a Correggio per il ritorno. Ricordiamo anche com'è finita la partita l'anno scorso un 4-4 pirotecnico in casa del Correggio, con un pareggio conquistato veramente all'ultimo secondo, all'ultimo tuffo, con un gol di Menendez che aveva approfittato di un'indecisione di Franco Giuliani e Andrea Zanini, insomma bravo il giocatore argentino a prendere la pallina e a scagliarla alle spalle di Carlo Sanson, che a suo tempo difendeva i pali della porta di Montecchio. Qui al Palais Vaccari invece è terminata la sfida l'anno scorso con un 3-2, sempre in vantaggio Correggio, poi doppietta di Nicola Pozzo, che lo vediamo anche nel quintetto base schierato oggi, e gol di Franco Giuliani. Allora vediamo appunto i quintetti basi, li abbiamo chiamati con Zanini, Dalla Valle, Calvo, Nicola Pozzo e Zanfi in pista per Montecchio. Allora l'arbitro dice che va tutto bene, signor Paroli Fischi, giù il gettone, partite la sfida. Allora Ernest Cinquini, Manuele Pedroni, Alessio Caroli e Mauro Menendez con Nicolò Salines invece i cinque schierati da coach Granel. Parte in avanti Montecchio, Davide Zanini vede bene Calvo, all'indietro per Andrea Dalla Valle, passaggio che forse era destinato a Davide Zanini, lo intercetta Nahuel Calvo, sovrapposizione dell'argentino. Ex Estudiantil, come ex Estudiantil è anche Mauro Menendez, qualche anno in più per l'otto di Correggio, classe 96. Allora Manuele Pedroni a gomitate, attenzione, questa è insomma una novità, o meglio è un fallo che quest'anno vedremo fischiare molto spesso, con il direttore di gara che ha fatto segno appunto che il giocatore di Correggio ha alzato un po' troppo la stecca, e quindi si riparte da quel punto lì con il 22 argentino e il 73 breganzese che combinano, sempre Nahuel Calvo in avanti. Nahuel per Nicola Pozzo, grande protagonista come ho ricordato prima con la doppietta che ha sancito il 3-2 finale per Montecchio l'anno scorso qui tra le mura domestiche. Nahuel Calvo botta da distanza siderale, in qualche modo la difesa di Correggio, sempre Montecchio in avanti, Davide Zanini per il 22 argentino, Nicola Pozzo lungo per Andrea Dalla Valle, ci arriva comunque il numero 8 di Preara, Nahuel in avanti, Andrea Dalla Valle, grandissimo protagonista Andrea in Coppa Italia, ha finito insomma il girone B con 11 gol, ottimo impatto del breganzese. Allora cerca di sgusciare via Nicola Pozzo con mestiere Emanuele Pedroni lo chiude sulla balaustra, fischia il fallo di squadra numero 1 su Parolin e quindi si riparte con il possesso di Montecchio. Calvo in avanti, attenzione, pallina che finisce sulle gambe di Ernest Cinquini, c'è un fischio del direttore di gara che dice fermi tutti, bisogna un attimo sistemare il tabellone di 45 secondi, eccolo lì, si riparte ora con
la sfera correggese in avanti Dio Casari, il capitano per Ernest Cinque. L'anno scorso Ernest a Scandiano, quindi quest'anno resta sì in Emilia, però sponda a Correggio. Qualche volto nuovo che però non è sceso in pista, nemmeno convocato appunto per la formazione di coach Granel, con Gabri Tudela che è ritornato alla base dopo l'esperienza a Modena l'anno scorso. E allora Menendez, tanta garra per il numero 8, conosciamo bene le sue caratteristiche, solidissimo in difesa, intelligentissimo in attacco. Nahuel Calvo, Andrea Dalla Valle, stop a seguire, bene per Davide Zanini, non si perfeziona il triangolo. E allora in avanti Correggio con Casari, il 55 per il numero 8, ancora Diego in avanti, bene per Emanuele Pedroni, in buca d'angolo Ernest Cinquini, fa buona guardia su di lui Nicola Pozzo, un errore non da Dalla Valle questo, perché appunto non riesce a domesticare la sfera, più bravo di tutti Mauro Menendez, però altrettanto bravo Andrea a ricrederci, a riprendersi la pallina, a rigiocarla per Davide Zanino. Davide Zanini in avanti, Nicola Pozzo, ancora Davide, gioco retroporta per Montecchio. Allora Andrea Dalla Valle, il pattino di Ernest interrompe l'azione e ora avanti con il contropiede di Correggio con Pedroni, però il 7 perde la pallina. Nahuel Calvo, squadra solidissima quella di Correggio, insomma l'anno scorso abbiamo avuto modo di decantarne le qualità in fase difensiva, una squadra che magari non segnava tantissimo, però non ha neanche preso tanti gol, ha finito insomma la stagione con un buon piazzamento, anche prima Edoardo Granel ha detto sì, cercheremo di dire la nostra, ma ovviamente ci sono tante squadre, il posto è uno solo per salire e giocheremo partita dopo partita. Allora Mauro Menendez, attenzione ora perché l'arbitro probabilmente fischierà i 5, anzi no, perché Salines butta la pallina in avanti, la riprende Davide Zanini, all'indietro Davide per Nahuel, tra Nahuel Calvo, Andrea Dalla Valle. Insomma qualche assenza, come dicevo, in casa Montecchio con Franco Giuliani, si è fatto male un piede, insomma un infortunio, l'abbiamo visto a bordo pista. E allora Mauro Menendez fuori misura, riparte Davide Zanini, Nicolò Salines dice di no, si chiude bene la difesa di Correggio, retroporta Ernest Cinquini e in avanti l'ex Montecchio. Bene Calvo su Pedroni, ancora Nahuel, ottimo il gioco per Andrea Dalla Valle, qua si porta la pallina avanti in quota, veramente ha dato l'idea di poter chiudere con la prima marcatura, per un ame non c'è arrivato, sempre Montecchio in avanti, ancora 30 secondi utili per finalizzare l'azione d'attacco, se ne sono andati i primi 5. Nahuel tenta il tiro, ancora per Davide Zanini, attenzione, 10 secondi alla fine dell'azione, a seguire Nicola Pozzo, la butta in avanti in qualche modo, però c'è la difesa di Correggio, c'è Ernest Cinquini, sgasi in avanti il 9, passaggio che non trova per questione di centimetri l'innesto di Emanuele Pedroni, e allora Nicola Pozzo. Il 9 combina con Andrea Dalla Valle, però si chiude sempre la formazione emiliana. Casari per Menendez, Pedroni, Casari ancora, Granel incita i suoi, alza il volume della radio il coach catalano
Attenzione al passaggio che però viene sporcato da una stecca a Montechiese. Sono 10 secondi appunto, attenzione, fallo di squadra, è il primo a carico di Montecchio, insomma, aggancio di Davide Zanini. Coincide il fischio del signor Parolin con il time out chiesto da coach Granel, ascoltiamo un po' cosa dirà il tecnico catalano ai suoi. Allora ritorniamo qui in diretta, se ne sono andati 45 più 15 secondi di time out. Coach Granel, la vagnetta alla mano, ha cercato di dire ai suoi ragazzi: cerchiamo di allargare il gioco. Secondo anno per il tecnico 42enne di Villanova Ida Heltru, secondo anno qui a Correggio. Insomma, Eduard ha iniziato da giocatore nelle giovanili del Cubeyes nel ruolo di portiere. Nello stesso club poi dal 2007 ha lavorato come direttore tecnico e allenatore. Poi dal settore giovanile è passato alla prima squadra femminile. Esperienza anche in Francia per lui al Poiré Roller, club francese della NN Elite, praticamente la nostra Serie 1 maschile. E poi appunto dall'anno scorso a Correggio. Allora, Salines con un tuffo riesce a salvare il risultato, però fallo di squadra numero 2 a carico degli ospiti per questa carica ai danni di Nahuel Calvo sulla pallina Nicola Pozzo per Nahuel Calvo. Ottima sovrapposizione di Davide Zanì, combatte con Matteo Olban, entrato anche lui in pista. Calvo all'indietro sempre per il capitano, insomma, dopo qualche giornata la fascia di capitano ritorna ad Unzanini. L'anno scorso era il fratello Andrea, che quest'anno è approdato alla corte del presidente della vecchia Atene, la fascia poi stabilmente sul braccio di Franco Giuliani, però appunto a causa dell'infortunio del Cinco del San Juan il capitano in questa partita è stato promosso sul campo appunto Davide Zanini. Attenzione, fischia un fallo di squadra proprio ai danni di Davide Zanini, ha chiaramente indicato il signor Parolin: la colpa è tua. Fallo di squadra numero 2 per Montecchio. Montecchio che rispetto alle prime uscite in Coppa Italia si è disciplinato per quanto riguarda lo score dei falli, perché appunto per ben 4 volte nel girone d'andata, nel girone di Coppa Italia, Montecchio ha fatto andare gli avversari in bonus, però attenzione, adesso iniziano a lievitare, vabbè, se ne sono andati i primi 9, 3 falli di squadra a 2 con la pallina che viene messa lì dal signor Parolin, chiama la distanza il fischietto bassanese, Menendez sulla pallina, Casari, pallina fuori misura, probabilmente era un servizio per Olban che combatte come un leone con Nahuel Calvo, giovane prodotto del vivaio di Correggio, si accentra all'indietro sempre per Mauro Menendez, litiga un po' con la pallina, sempre Olban. In avanti Mauro, se lo ricordano molto bene appunto quelli di Montecchio, insomma, per quel gol all'ultimo secondo, all'ultimo respiro a Correggio l'anno scorso. Allora Nahuel Calvo per Olban, bene con un gioco di sponda per Casari, il capitano per
uno dei suoi, fischia il signor Parolin, la pallina va rimessa lì. Riprende il gioco Casari per Holban. Caroli in avanti, il 26, ritorna indietro. Sempre Correggio a comandare le operazioni in attacco, mancano 16 secondi sul cronometro dei 45 per finalizzare l'azione. Si prende tutto il tempo del mondo Alessio Caroli, si fa fuori mezzo a Montecchio, sempre a retroporta, però attenzione, pallina che scivola nella metà pista di Correggio. Signor Parolin dice bisogna ripartire da quel punto lì, nel frattempo erano finiti anche i 5 secondi. E allora esce Nicola Pozzo, entra Riccardo Tognazzo. Riccardo, 3 gol per lui in questa Coppa Italia, grande rivelazione della formazione bianco-verde. Assegno anche nell'ultima giornata appunto del trofeo. Allora Nahuel Calvo tenta il tiro fuori di una spanna, più bravo di tutti ad arrivarci Andrea Della Valle. Attenzione, la pallina finisce fuori, la pallina però è nel possesso, vediamo un po', di Correggio, dice il signor Parolin. Insomma, pensava ad una deviazione, infatti anche Andrea Della Valle ha detto l'ha toccata a lui, però il possesso è correggese. E allora attenzione, Zanfi para Andrea Della Valle, si libera del pressing di Caroli. Tognazzo per vie orizzontali verso Nahuel Calvo. Andrea, linea di tiro oscurata da Alessio Caroli, bisogna ripartire da lei in fondo, dice il signor Parolin. 4 i falli di squadra per Montecchio, 2 per gli ospiti. Allora Tognazzo per Davide Zanini, Andrea Della Valle, bene ancora su Davide, tira, la pallina rimane in pista con Caroli per Menendez. Holban ha il suo bel da fare per liberarsi di Nahuel Calvo, decide quindi di ritornare sul 26, sempre Mauro Menendez per Alessio Caroli. Davide circonnaviga i pali del compagno di squadra Marco Zanfi, e allora Riccardo Tignazzo con coraggio alza il periscopio, trova l'unica linea di passaggio utile in Nahuel Calvo, ricombinano i due, Calvo per Andrea Della Valle, tiro debole, strozzato, non impensierisce Salines, e allora riparte Correggio, in avanti Holban, gioco di stecche con il fioretto, alla meglio Montecchio. Riccardo Tognazzo prova a far passare la pallina in mezzo alle gambe di Caroli, le chiude in tempo, riprende Menendez. E allora, in avanti, Diego Casari. Per Menendez, Caroli, sempre arretratissimo, Lotto, ex Estudiantil. Mauro Menendez per Holban. Sempre Casari, e allora Holban scivola, deraglia, pallina di Montecchio, Nahuel Calvo, attenzione, perde il tempo utile, era una buona transizione questa, riparte Casari da solo contro tutti, cerca il taglio di qualcuno dei suoi, la stecca amica è quella di Mauro Menendez, sempre per Alessio Caroli, ancora Holban, blocchi dappertutto. Sempre libero Menendez, controllato con un discreto successo prima da
Riccardo Tognazzo, che però si perde all'ultimo, conclusione che però non impensierisce Zanfi dalla valle. Bene ancora per Tognazzo, dal 73 al 23. Davide Zerini in mezzo per sempre Riccardo Tognazzo, però chiude Diego Casali. Mauro Menendez, ancora Casali, ancora Caroli, sempre per Menendez, ancora per Casali. Menendez ha qualcosa da dire ai suoi, dice: ragazzi, andate avanti con la palla. E allora Caroli lo ascolta. Holman sarà sempre lì, finisce la pallina con l'argentino arretratissimo, tenta un taglio in mezzo, perde la pallina, attenzione, 4 secondi alla fine dell'azione utile, in mezzo per Caroli, fa buona guardia Andrea Dalla Valle. E allora si riparte dalle retrovie con Nahuel Calvo per Riccardo Tognazzo. La partita scorre abbastanza veloce, 9 e 50 secondi alla fine del primo tempo. Holman fa buona guardia su di lui, Davide Zanini trova però il pertugio utile per il tiro che finisce alto, e la luce verde si accende sul totem di Martin Ginestar. Vediamo anche che è entrato in pista Gianni Carraro e anche Thomas Crovadore, quindi linea verde per il tecnico argentino. Ci fermiamo 2 secondi anche noi. E allora ripartiamo dopo il time out chiesto da Martin Ginestar. Andiamo un veloce outlook anche sulle sfide del girone A di Serie A2, con appunto Bregante che sta vincendo ora con il Pico Mirandola, Trissino 3-1 sul Salegno. E allora attenzione, pallina che però è uscita, ci aveva dato l'illusione ottica del gol. Trissino appunto sta vincendo per 3-1 sul Seregno. Tiene e Bassano sono ancora sullo 0-0, così come qui al Palavaccari tra Montegno Precalcino e VDL Mini Motor di Correggio. Allora, Davide Zanini in avanti per Gianni Carraro, come vi ho detto appunto è entrato in pista assieme a Thomas Crovadore, che è vicino a lui con il numero 6. Crovadore, attenzione, Ernest Cinquini deve ripartire da zero. Pallina buttata in avanti bene per Matteo Holman, fa buona guardia su di lui Thomas Crovadore, lo aiuta anche Davide Zanini, gli sradica letteralmente la pallina dal pattino. Lotto di Preara in avanti per Riccardo Tognazzo, difesa da 10 elode di Correggio che non lascia veramente un filo d'aria libero per la formazione di coach Ginestar. Riccardo Tognazzo, pallina lenta ma che finisce nella stecca di Thomas Crovadore. Allora il 6 per l'8, il 23 per l'8, tiro dal nulla di Davide, pallina alta, Ernest Cinquini da solo contro tutti in buca d'angolo. Bene Thomas Crovadore, di sponda per Riccardo Tognazzo. Gioco un po' troppo lentino questo di Montecchio in questa frazione di gioco, possesso su possesso, si arriva ai 18 secondi utili ancora per concludere l'azione. Tiro di Riccardo Tognazzo, un altro tiro di Davide Zanini, pallina di Marco Zanfi che la butta in avanti.
trova però un giocatore della BDL che perfeziona per Ernest Cinquini, amatissimo il 9 da queste parti. Insomma, ci sono tutti i ragazzi delle giovanili che saranno sicuramente pronti a festeggiarlo e a salutarlo. È stato anche allenatore dell'Under 15 qui a Montecchio, Ernest Cinquini. Allora, Menendez, succede di tutto lì davanti, nel traffico, preferisce tornare indietro da Caroli, sempre i due protagonisti, Cinquini e ora Holban, che sta trovando minuti importanti per Alessio Caroli, il 26, guarda il da farsi, la pallina finiva alta, ci ha pensato Ernest Cinquini a riabbassarla, non verso la porta, quindi riparte ancora Montecchio. Thomas Covadore di sponda arriva comunque a Gianni Carraro, ha un osso duro lì davanti che è Mauro Menendez. Allora Gianni con coraggio all'indietro per Thomas Covadore, l'ex Telemedical San Drigo, per Nahuel Calvo che è rientrato in pista, ha preso il posto di Davide Zanini. Thomas Covadore, attenzione ai secondi, ancora 8, riparte però il cronometro. E allora sempre Riccardo Tognazzo, pallina alta, sempre nel possesso di Montecchio, però stecca, dice il signor Parolin, e quindi fallo di squadra numero 5 per Montecchio. Caroli per Menendez, in avanti il numero 8. Combatte contro Tognazzo, pallina sempre dell'argentino, mamma mia che garra, Mauro Menendez, dietro i pali di Zanfi, sta succedendo veramente di tutto. Bene Montecchio, riprende la pallina, in avanti Riccardo Tognazzo, ritmi non altissimi in questa prima frazione di gioco, però difese protagoniste, nessuno rischia contropiedi. Purtroppo non ne giova lo spettacolo. Allora, con una spintarella, Caroli per Matteo Holban, contrastato da Nahuel Calvo, riprende la pallina Gianni Carraro per Thomas Covadore, la pallina resta lì ancora per il numero 6. Si scalda il pubblico di Montecchio, apprezza l'impegno il Pale Vaccari per questa continua azione in avanti che terminerà sicuramente dopo 27 secondi almeno. E allora Nahuel Calvo per Andrea Della Valle. E allora Nahuel, il 22, tiro largo. Andrea Della Valle ancora il 73 d'esperienza, di classe, si porta dietro Ernest Cinquini, trova il passaggio libero per Gianni Carraro. Deviazione, la pallina si ferma lì, sarà rimessa per Montecchio quando sul cronometro mancano 4 minuti e 33 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Andrea Della Valle in mezzo tentava la deviazione, qualcuno dei suoi. Allora riparte Caroli, da queste parti verrebbe chiamato Colo, ma ricorda nel colore dei capelli Marcos Vega che giocava da queste parti 2 anni fa. Allora, Thomas Covadore in avanti, attenzione ad Holban, bene l'87 sul 6, riparte da solo contro tutti. Tiro basso, nessun pericolo per Marco Zanfi. Andrea Della Valle in avanti, 73, ci mette la stecca Holban, e ora c'è quella di Covadore per Nahuel Calvo. In avanti il 22, in mezzo in quota per Andrea Della Valle, non ci arriva il 73. Sempre Nahuel Calvo, sempre per Thomas Covadore, sempre a comandare le operazioni d'attacco Montecchio, con la manona Salines. Attenzione, Nahuel Calvo
sempre l'argentino propositivo, il numero 22 Andrea Dalla Valle, 7 secondi però possesso sempre di Montecchio, pallina che finisce sulle reti, fischia la sirena di 45, quindi bisogna rimettere da quel punto lì. Non si ferma il cronometro, riparte Ernest Cinquini. Diego Casari gli dà assistenza, preferisce invece puntare su Alessio Caroli, l'ex Montecchio. Sempre Alessio Caroli, pallina un po' troppo alta, per il direttore di gara va tutto bene. Allora, Pedroni, anzi Casari per Holban, Cinquini, sempre Holban, in avanti per Casari, bene Crovadore, si libera in qualche modo della marcatura di Holban e allora come un treno Andrea Dalla Valle da solo contro tutti fa sportellate con Diego, con Alessio Caroli, ingaggio però fischiato dal direttore di gara. Mancano 116 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco, poche le emozioni in realtà, però vediamo con Andrea Dalla Valle che fa vicino tanto così al gol, sposta la porta anche Salines, una fiammata proprio a 1,50 dalla fine e allora contropiede per Correggio, non lo capitalizza Ernest Cinquini, si infiamma la partita proprio negli ultimi 100 secondi di gioco. Andrea Dalla Valle, Nahuel Calvo, Andrea per Nahuel, apprezza il pubblico di Montecchio questa appunto fiammata finale delle due formazioni. Ernest Cinquini in buca d'angolo, respira, cerca di capire il da farsi, alza il periscopio, taglio di Holban che però viene seguito come un'ombra da Gianni Carraro, Casari per Caroli, Cinquini, ultimo giro di lancette già partito, 20 però i secondi per Correggio per terminare l'azione d'attacco, sempre Cinquini, si prenderà tutto il tempo del mondo Correggio, Casari, Cinquini in mezzo, cerca una deviazione amica, allora riparte Crovadore per questi ultimi secondi di primo tempo, riparte però attenzione Correggio con Holban, non affonda, sempre per Caroli, sempre per Cinquini, 13 secondi alla fine, Casari per Caroli, blocco di Holban, si accentra il 26, attenzione ultimi secondi, prova Montecchio però sulla sirena, si spegne il tentativo di Thomas Crovadore, fiammata finale, però il punteggio dice Montecchio 0, Correggio 0, con l'aiuto di Davide Meneghello. Ora vediamo anche l'outlook sulle altre partite del girone A, con la grafica che tra poco vedrete in sovraimpressione. Allora, Breganze ha preso il largo sul Pico Mirandola per 8-3, Trissino sempre sul 3-1 con Seregno, il roller di Bassano invece sta guidando la partita alla Palaceccato, mentre appunto come ricordato in presa diretta Montecchio e Correggio sono ferme sullo 0-0 e allora il tabellone del Palavacari dice che fra 9 minuti e 20 secondi ripartirà il match. Per il momento qui del Palavacari è tutto, ci risentiamo appunto tra poco. We'll be right back.
abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25, info su cesfav.it.
Allora, riprendiamo la diretta qui dalla Palla Vaccari. Primo tempo abbastanza abulico tra Montecchio e Correggio. I primi 25 finiti a reti inviolate. Vediamo se gli allenatori negli spogliatoi hanno detto agli otto di movimento di darsi maggiormente da fare. Finora equilibrio totale qui in pista. Unico dato sbilanciato è la condotta disciplinare con Montecchio, che guida questa classifica per 5-2, quindi 5 falli di squadra per Montecchio contro i 2 di Correggio. E allora di nuovo in avanti Casari, Menendez, Caroli, ancora Mauro Menendez, 5 secondi per finire l'azione, guantone di Zampi, stecca di Zanini, taglio di Calvo! Nahuel Calvo! Azione da manuale, si parte da Zampi, si va avanti con Davide Zanini, bravissimo l'argentino di San Juan a chiudere questo triangolo con il gol che fa mettere il muso in avanti a Montecchio. Quindi equilibrio rotto proprio nei primi 55 secondi di secondo tempo. Allora Calvo col sangue negli occhi, Montecchio in avanti, la pallina finisce dentro, però il direttore di gara dice c'è stato un fallo di lunetta, Andrea Dalla Valle era entrato nella porta, l'ha spostata. Veramente nel giro di un minuto abbiamo sentito un gol e mezzo qui in regia. Bravo Davide Meneghello a regalarci anche il replay. Allora si riparte con Correggio, veramente tramortito da questo inizio bianco-verde ai 100 all'ora. Allora Caroli all'indietro per uno dei suoi, una fattispecie Emanuele Pedroni con il 7. E allora Nahuel Calvo, tiro, deviazione, pallina di Montecchio con Nicola Pozzo sulla sfera per Davide Zanini. Davide aspetta l'innesto di Nahuel Calvo, se la deve vedere con Emanuele Pedroni, pallina in quota. Riparte Alessio Caroli, il 26 in avanti, aspetta il taglio di qualcuno dei suoi, Casari, bene ancora Caroli, pallina accompagnata, finisce fuori di poco, però riparte come un treno Davide Zanini, combina con Nicola Pozzo, ancora Davide Zanini, attenzione, bene per Nicola Pozzo! Nicola Pozzo per il 2-0 di Montecchio. Ci sta prendendo gusto il numero 9 di casa con la formazione correggese. Terzo gol di Nicola Pozzo in due partite. E allora Capannello lì vicino alla porta di Salines, tutti i giocatori di Correggio vicino al portiere numero 12. Parole e musica di Nicola Pozzo per questo 2-0. Montecchio veramente è entrato in pista con un altro piglio. E allora attenzione, perché Marco Zanfi chiama assistenza degli inservienti qui al Palla Vaccari per ripulire l'area, la sua mezzaluna, eccola lì. Marco Zanfi, figlio d'arte, figlio di Ivano, l'anno scorso sulla panchina Montechiesina 2, quest'anno è ripartito con l'Under 13. Ivano, stanno ancora svolgendo le operazioni di pulizia, di asciugatura. Allora, già che ci siamo, diamo anche sempre l'outlook sulle altre partite. Allora, 2-0 abbiamo detto qui di Montecchio contro Correggio, Trissino 4-1 sul Cerenio, Bassano sempre 1-0 sul Tiene. È finita la partita
tra Pico Mirandola e Bregante si sono imposti per 8-3 i rossoneri. E allora Casari, Pedroni, spalla contro testa, si tocca la parte destra appunto del volto Emanuele Pedroni, pallina però a tinte bianco-verdi. Nahuel Calvo, Andrea Dalla Valle, ancora Nahuel, i due autori del gol, Nahuel Calvo e Nicola Pozzo. Andrea Dalla Valle, bene con un gioco di sponda, però attenzione, Davide Zanini con un fischio si alza. Casari si becca un cartellino giallo che tradotto vuol dire ammonizione verbale, warning per il numero 55 correggese. Insomma, ricordo come ho fatto durante l'ultima partita di Coppa Italia, questa è la novità un po' della giornata, si ritorna al passato con il cartellino giallo, non c'è più il dito indice alzato al cielo per segnalare il warning, c'è ora il cartellino giallo, due cartellini gialli, un cartellino blu. E allora Nahuel Calvo, Pedroni, e allora Caroli in avanti, il 26, bene per Menendez, con un tiro precisissimo che si infila sotto la traversa sull'angolino lì dove Marco Zanfi non può arrivarci, accorcia le distanze Correggio con il suo argentino numero 8. Allora riparte Montecchio, partita totalmente diversa questa nel secondo tempo, falli sempre qualcuno a terra, va tutto bene per il signor Parolin. Allora Davide Zanini in avanti per Andrea Dalla Valle, Andrea cade a terra, deraglia il 73, va tutto bene per il fischietto bassanese. Pedroni per Menendez, no look per Casari, sempre Pedroni, sempre Menendez. Quadrilatero larghissimo, quello di Correggio, nessuno che taglia in mezzo, solo sovrapposizioni, eccola qui quella di Pedroni, controllato con lo sguardo da Davide Zanini, non lo molla di un attimo, taglio in mezzo, sempre l'otto di Prera su di lui, però pallina per Alessio Caroli, finisce lì in alto, fa buona guardia Nahuel Calvo, pressing altissimo di Caroli, e ora Pedroni, attenzione, fallo di squadra, questo è un fallo di squadra, chiedevano qualcosa in più quelli di Montecchio, si tocca la coscia Nahuel Calvo, l'arbitro gli dice se esci devi uscire, devi farti medicare, non puoi rientrare. Allora stringe i denti il 22, 5 i falli di squadra per Montecchio, 4 quelli di Correggio, quindi partita che dal punto di vista disciplinare sembra stia decollando, però che secondo tempo in 4 minuti e 20 secondi abbiamo visto 3 gol, Menendez, gioco a 2 con Alessio Caroli, pallina troppo alta, possesso ora Montechiese, riparte da lì Marco Zanfi che tocca per, attenzione, per Nahuel Calvo, per un attimo Correggio stava per giocare un brutto scherzo alla formazione Montechiese. Allora riparte Menendez per Emanuele Pedroni, il 7 per il numero 8, autore del gol dell'1-2 per Correggio, taglio in mezzo però legge bene Nicola Pozzo, decripta il messaggio come pericoloso, taglio in mezzo da parte di Andrea Dalla Valle, attenzione, sempre scambio di cortesie tra Caroli, tra Casari e Davide Zanini, Nicola Pozzo in avanti, il ragazzotto di Montecchio per Andrea Dalla Valle, ancora Davide Zanini, capitan Zanini, Nicola Pozzo, Nahuel Calvo, Davide Zanini si gira in qualche modo, rumoreggia il pubblico del Palavaccari, ha sempre Andrea Dalla Valle, marcature strette, scambio di complimenti, il fallo però è di
Montecchio, gioco da terra di Andrea Della Valle, sfera correggese. Casari per Caroli, all'essere indietro per Mauro Menendez. Allora, il numero 8 sempre per Caroli, alza il periscopio Menendez, però riprende la pallina Montecchio. Bene Nicola Pozzo, riesce con un equilibrio precario a servire Davide Zanini. Nahuel Calvo, il taglio di Nicola Pozzo sul caschetto, sul guanto di Salines. Abbiamo proprio sentito il rumore, la plastica del caschetto di Nicolò. Nahuel Calvo parte da dietro, serve l'indietro sempre Davide Zanini. Nicola Pozzo, sempre Calvo. Nahuel Calvo per, attenzione, scambio di complimenti e di cortesie con Pedroni che tira, fa buona guardia a Zanfi. Sempre duello tra il 7 di Correggio e il 9 di Montecchio. Caroli in mezzo, capisce tutto Davide Zanini. Che partita di Davide Zanini, in mezzo per Nahuel Calvo, per un ame non ci arriva l'argentino, però sempre il 22 in possesso della pallina, circunnaviga i pali di Salines, diagonale all'indietro per Andrea Della Valle, sempre Nahuel, Davide Zanini, Andrea Della Valle, 73, scarta e tira, pallina di Correggio con Menendez. Ora prova a ragionare la formazione di Granel. Massimo sforzo offensivo per gli emiliani, fallo di squadra, attenzione, numero 6 per Montecchio, cerca spiegazioni il capitano San Paolo, l'indice era evidente, c'è stato un fallo. La pallina ora è di Correggio. Casari per Pedroni, Pedroni per Menendez, Menendez all'indietro sempre per Casari. Diego ancora per il numero 8 argentino. All'indietro riparte Pedroni. Attenzione, finiscono i 45. Riparte Montecchio con Nahuel Calvo. E allora Nahuel Calvo per Davide Zanini, sempre Nicola Pozzo, sempre il capitano chiamato in causa. In buca d'angolo Davide, la stecca amica ora è quella di Nahuel Calvo. Ragiona ora Montecchio dopo la fiammata del secondo tempo, del primo minuto del secondo tempo. Mancano 5 secondi alla fine dell'azione utile, pallina ancora di Montecchio, però si deve ripartire con il contatore dei 45. E allora Mauro Menendez, l'ex Lomas di Rivadavia, bene per Holban, rientrato in pista, errore di Menendez, ingaggia il contropiede di Montecchio, non ne approfitta Andrea Della Valle, tiro largo, riparte Pedroni, pallina che arriva a Mauro Menendez che ora sembra più avanzato rispetto al primo tempo, ha cercato sostanzialmente, sembra così, di alzare il baricentro Eduard Granel, tecnico catalano che ora si affida a Mauro Menendez, a Manuel Pedroni, Matteo Holban e Diego Casari per cercare di raddrizzare questa partita. Ci prova Matteo Holban, bene Marco Zanfi,
in avanti Nahuel Calvo, rientra Thomas Crovadore ed esce Nicola Pozzo. Complimenti da parte di tutta la panchina per il talento montechiese. L'anno scorso 9 gol pesantissimi come il piombo per Nicola Pozzo in campionato, tra cui appunto la doppietta proprio contro Correggio. E allora arma il destro Pedroni con il pattino, non si fischia più fallo di pattino, e allora sempre Pedroni, pallina accompagnata da parte di Olba, ci mette del mestiere Marco Zanfi, ci mette ora la marcatura Nahuel Calvo, sempre pallina correggese, forcing della formazione di Granel che vuole a tutti i costi il punto del pari. Casari per Pedroni, ci mette la stecca Andrea Dalla Valle, e allora contropiede, solo in 2 quelli di Montecchio, sono già in 3 quelli di Correggio, si riparte da Davide Zanini. Davide da solo contro tutti, però attenzione Thomas Crovadore si ferma, pallina sempre di Montecchio. Buona lezione in solitaria dell'ex Telemedical, che però non è riuscito a trovare una conclusione agevole. Quindi Montecchio in avanti, sempre Nahuel Calvo, Thomas per Davide Zanini, agganciato sembra, però attenzione, cartellino blu che finirà davanti al naso di Davide Zanini, signor Parolin, hai ostacolato quando eri già a terra. Non è d'accordo il numero 8 in casa, prova a perorare la causa, però inflessibile il giudice di gara. 2 minuti di power play, se Ernest Cinquini non trasformerà questa punizione di prima, finisce nella panchina dei cattivi Davide Zanini. Sulla sfera Ernest Cinquini, numero 9, si attende solo il fischio dell'arbitro. Apre le ali Marco Zanfi, Ernest Cinquini, vediamo se muove pallina, no, tenta il tiro, tira ma un super Zanfi gli dice di no. E allora 2 minuti di power play per Montecchio, a meno che Correggio in questo lasco di tempo con una superiorità numerica riesca a segnare il gol del 2-2. E allora attenzione, gira veloce la pallina per Montecchio, però attenzione, ora ripiegano tutti in difesa, triangolo difensivo classico per Montecchio. Vediamo come gestirà questo extra possesso Correggio con Mauro Menendez, pallina che per ora è ancora abbastanza lenta. Menendez, Casari, Olban, sempre Menendez, ancora Casari, combinano i 2, tiro che però viene intercettato da Thomas Crovadore, pallina montechiese. Pallina di Montecchio, tira il fiato la formazione di Inestar, si trova con uno in meno. Pressing altissimo da parte di Casari e di Cinquini, gli dà una mano anche Olban, quindi riconquista la sfera la formazione emiliana. Menendez per Casari, uno a sinistra e l'altro a destra, vediamo se tenta il tiro, ancora no. Non è facile, marcano bene quelli di Montecchio, ottima zona da parte della formazione di Inestar. Thomas Crovadore da solo non riesce a gestire questo possesso, e allora Ernest Cinquini, grande esperienza del numero 9, l'anno scorso a Scandiano con la guida tecnica di Cupisti, solo illusione ottica del gol, perché la pallina dopo aver sbattuto sulla balaustra finisce nella parte non utile della rete di Marco Zanfi. Allora possesso di nuovo per Correggio, Mauro Menendez, diagonale, sarebbe finito comunque fuori, ci mette il pattino Marco Zanfi, attenzione in mezzo alla pallina, e allora Gianni Carraro, fresco il ragazzotto montechiese. Non è successo nulla per il signor Parolì, però
non è dello stesso avviso il pubblico del Palo Vaccari, che ora sta assiepando gli spalti dell'impianto di casa Menendez Casari. Sempre Holban ben in mezzo per Cinquini, riprende Nahuel Calvo, sono ritornati in quattro nel frattempo quelli di Montecchio con Nahuel Calvo, Riccardo Toniazzo anche lui in pista, sempre per Nahuel, ancora per Thomas Crovadore. Quartetto giovanissimo quello di Montecchio in pista oggi, adesso con Nahuel Calvo, Thomas Crovadore e Riccardo Toniazzo. Chiedo conforto alla regia, ma penso che nessuno superi i 20 anni, no? Quindi giovanissimi, la linea verde di Montecchio con Riccardo Toniazzo. Mancano 6 secondi alla fine dell'azione, c'è veramente un ame, non ci arriva Thomas Crovadore. Menendez riconquista la sfera, la riprende però il suo connazionale Nahuel Calvo, in avanti Nahuel, tiro strozzato, sempre però possesso di Montecchio. 9:40 alla fine di questa partita, vibrante secondo tempo totalmente diverso rispetto al primo, freno a mano tirato nei primi 25 e ora acceleratore pigiato da tutte e due le formazioni. Ovviamente ringrazio lo spettacolo, 3 gol qui al Palo Vaccari, tutti quanti nel giro di un minuto e mezzo. Matteo Holban per Menendez, sempre l'87, bene per Casari, però non bene il passaggio di Diego per Menendez, che comunque riprende il possesso. Allora, Holban da solo contro tutti, si mette in proprio, fatturato non buono, ci è andato vicino tanto così, bravo Marco Zanfi. Cinquini per Menendez, ancora Casari, sempre Holban, ancora Diego Casari, alte schiaccia che non va, Thomas Crovadore al piccolo trotto si direbbe, cerca di liberarsi della marcatura di Cinquini, lo aiuta Riccardo Toniazzo con un blocco, rientra in pista Andrea Dalla Valle, ora centimetri e chili da parte di Kinestar, mette in pista il suo corazziere che se la vede ora con Ernest Cinquini in buca d'angolo, riprende la pallina a Casari. Casari contro Crovadore, ha il suo bel da fare, allora lo aiuta Holban con un blocco, sempre Diego in avanti, si libera di Toniazzo, però riprende il possesso Gianni Carraro, sgasi in avanti il 12, un'autostrada per lui lì davanti, fa sportellate con Holban, gioco di stecca, chiaramente il direttore di gara mima, hai usato la stecca in maniera impropria, la pallina sarà correggese, così come il time out, e noi ci fermiamo veramente per questi 60 secondi. Allora, come vi ho spoilerato prima del time out, la pallina è di Correggio, si riprende il gioco con Pedroni in avanti, Zanfi sul primo palo, non si fa sorprendere, Crovadore in avanti, il 6, autore del primo gol casalingo di Coppa Italia quest'anno, Thomas, Andrea Dalla Valle, bene per Riccardo Toniazzo, il 73 per il 23, sempre ancora per il 73, sempre per il 23, e la Menendez come un toro davanti,
da solo contro tutti, però attenzione, resta a terra Mauro. Dopo un contrasto con Riccardo Tognazzo, si sincera il 23 delle condizioni del suo avversario, gli ridà la stecca. Il direttore di gara non ha ravvisato gli estremi per un fallo. Mauro si tocca il costato lì davanti, difficoltà respiratorie per il guerriero numero 8 di Correggio, gioco fermo, un po' di apprensione, insomma ci vuole ben altro per abbattere uno con una garra così come Mauro Menendez. Anche un applauso dal Palavaccari. In avanti ora Montecchio, Davide Zanini. Bene per Andrea Dalla Valle, perde il momento utile per il controllo finale. Allora Emanuele Pedroni, attenzione, Gianni Carraro non troppo convinto su di lui, attenzione, di nuovo a terra uno di Correggio, è andato addosso la balaustra, fa male, alza la maglietta, fa vedere il livido sulla spalla. Succedono di queste cose. Allora scambio di stecche tra Gianni Carraro e Emanuele Pedroni. Montecchio in avanti, Andrea Dalla Valle a portare la pallina. Linee di passaggio non pulitissime, attenzione, proprio al limite di 5 secondi si libera della pallina, la riprende però Correggio, Mauro Menendez, blocco, attenzione con Holman per Pedroni, cicca la pallina, chiarissima azione da gol questa. Allora Montecchio in avanti, Tognazzo combatte con Holman, bene per Pedroni, in mezzo Caroli, da solo contro tutti il numero 7, preferisce l'azione in solitaria e la conclusione individuale. Nahuel Calvo come un'anguilla in avanti, da solo, aiutato adesso da Andrea Dalla Valle, giro porta per lui, però attenzione con una magia sotto gamba Andrea Dalla Valle, sotto gamba Nahuel Calvo, ci è andato vicino tanto così Montecchio dal gol del 3-1. Bellissima azione con classe, punteggio però resta fermo sempre lì. E allora Casari, sta filata alta, di nuovo Montecchio sulla pallina, Dalla Valle 2 contro 1 potenziale, bene per Nicola Pozzo che però si fa ipnotizzare da Salines, sciupa la seconda occasione nel giro di 30 secondi Montecchio per mettere il numero 3 sul tabellone a suo favore. E allora Correggio in avanti, Menendez per Casari, 55, tenta il tiro esterno del palo, forse deviato da Marco Zanfi, sempre Menendez in avanti per Diego Casari, abbracciato affettuosamente da Davide Zanini, sulla pallina il numero 9 Nicola Pozzo, bene Nicola in avanti, Nicola Pozzo, rigore, rigore per Montecchio, subito segnalato dal signor Parolin, azione individuale di forza da parte di Nicola Pozzo, rivediamo adesso, attenzione, cartellino giallo per Menendez, sì, numero 8, eccolo lì. Allora grazie anche alla sapiente regia di Davide Meghello abbiamo visto l'azione che ha determinato questo rigore per Montecchio. Dai tiri più vicini Andrea Dalla Valle, Andrea a tu per tu con Nicolò Salines, si attende solo il fischio dell'arbitro, cala il silenzio qui al Palavaccari. Tutto a posto, sembra di sì. Franco Giuliani lo vediamo proprio dietro la porta di Salines. Andrea Dalla Valle si fa ipnotizzare però dal 12, sempre pallina di Montecchio e sempre Salines a dire di no agli attaccanti in bianco-verde. Andrea Dalla Valle combatte come un leone, non ci sta. Emanuele Pedroni, Matteo Holman, Diego Casari, sempre Holman, ancora Correggio in avanti, Menendez, ragiona il numero 8,
Attenzione, con rigore adesso per Correggio, per questa trattenuta ai danni di Diego Casari. Sempre replay da parte di Davide Meneghello. Sì, c'è stato un fallo da parte di Davide Zanini, era vicinissimo il signor Parolin, e allora sulla sfera ci va Diego Casari. Diego Casari, attenzione, sembra essere stato gol, e ora sì, con il gol da parte del numero 5. Allora l'impressione è che fosse stato gol già dal rigore, la pallina era finita fuori, probabilmente ha toccato la parte interna della, del supporto della porta di Marco Zappi, pallina uscita, e per fortuna, diciamo, da questo punto di vista del signor Parolin, che Diego Casari è stato lesto a ribadire in rete. Attenzione, e ora fallo di squadra, la partita ovviamente si infiamma. Il pubblico di Montecchio non ci sta, fallo di squadra numero 5, 2-2 il punteggio, 6-5, allora Nicola Posto rifinisce a terra. Casari segna il punto del pareggio, Davide Zanini da solo, alza e schiaccia, però c'è sempre il 55 a fargli la guardia, in 2 contro 1, pallina ora di Menendez, partita veramente incredibile nel secondo tempo, abbiamo visto di tutto. A sportellate Davide Zanini, cade Diego Casari, gioco a 2 con Montecchio, Andrea Dalavalle non riesce a ribadire in rete, a scartare il cioccolatino che gli era stato servito da parte di Davide Zanini. E allora Manuele Pedroni in avanti, Manuele da solo con Nahuel Calvo, in avanti l'argentino, Nahuel Calvo da solo contro tutti, vediamo se tende il tiro. Franco Giuliani sempre fermo lì dietro la porta di Nicolò Salines, immaginiamo un leone in gabbia il singolo del San Juan oggi per non poter essere in pista. E allora ci pensa Granel a calmare le acque, chiama il time out, ci fermiamo anche noi per qualche secondo per riprendere fiato, perché è veramente una partita incredibile questa qua, quella che si sta giocando al Pale Vaccari. Allora approfittiamo anche di questi ultimi secondi di time out, diamo sempre il nostro outlook, Davide, alle altre partite che si stanno giocando. Trissino 4-2 su Seregno, tiene Bassano sul 2-2, così come appunto la partita che vi stiamo raccontando qui in diretta tra Montecchio e Correggio. Partita scoppiettante nel secondo tempo, 4 gol, 2 rigori, un cartellino blu, è successo veramente di tutto. Mauro Menendez, bene per Casari, Marco Zanfi para con la stecca, allora Nicola Pozzo in bello stile in avanti, bene per Andrea Della Valle, però c'è sempre la stecca argentina di Menendez che blocca l'azione. Nahuel Calvo, altra stecca argentina che riparte, ricordiamo insomma assenze importanti e di lusso sia in casa Montecchio con Franco Giuliani fermo ai box per un piccolo incidente avvenuto in settimana, sempre fermo ai box anche Gabri Tudela, rientrato alla base a Correggio dopo appunto l'esperienza dell'anno scorso in quel di Modena. Però bene Zanini, non trova la deviazione Nicola Pozzo. Olban si libera del capitano biancoverde, allora Matteo Olban per Manuele Pedroni che mette il numero 3 dalla parte di Correggio, grandissima reazione da parte della formazione emiliana, sotto di 2 gol, ne segna 3, va in vantaggio, e ora quando mancano 113 secondi alla fine della partita
Montecchio si trova a dover scalare un piccolo mortirolo, perché Correggio la conosciamo, squadra che veramente concede pochissimo in difesa. Sulla pallina già Nicola Pozzo, dalle retrovie Nahuel Calvo, sempre Nahuel in avanti, incita Marco Zanfi, i suoi compagni di movimento, Menendez, sontuosa la partita del numero 8 argentino. È stato anche incastonato un gol con il suo nome in questo secondo tempo, però veramente solidissimo l'argentino, lo conosciamo. Su contro due combatte come un leone, però non può nulla contro il guizzo di Nahuel Calvo. Vediamo se prende un assist Andrea Della Valle, così non è. Allora Emanuele Pedroni, l'autore del gol del 3-2, da solo contro tutti, sempre Davide Zanini, forse in finale, attenzione, ultimo giro di lancette che inizia adesso, sempre Nahuel Calvo, ingaggio chiesto e comandato dal direttore di gara, si deve ripartire da quel punto lì con le due stecche avversarie che si incroceranno, quella di Nahuel Calvo da una parte, vediamo dall'altra sarà quella di Casari, pallina sempre di Montecchio, 58 secondi alla fine, Davide Zanini, tiro che si alza, però sembra che ci sia stata una deviazione da parte di uno di Correggio, pertanto possesso montechiese ancora sicuramente per altri 45 secondi, sfasato il cronometro di gara di 11, perché appunto ne mancano 48 alla fine della partita e 34 ora per la fine del possesso di Montecchio. Allora bello stile Calvo, Calvo da solo contro tutti, ancora Nahuel Calvo, Salines dice di no, sesto giocatore in pista che è Franco Giuliani, sempre lì dietro, non si schioda da quel punto lì, lo vedete anche voi dai vostri teleschermi, con il time out chiesto però a questo punto da Martin Hinestar con la sua lavagnetta, dice ragazzi calma, mancano 31 secondi, 38 di possesso e 31 alla fine, quindi Montecchio finirà in avanti questo match con la formazione appunto di biancoverde che è tenuta veramente all'ultimo sforzo per poter in qualche modo raddrizzare la partita. Razionalissimo il time out di Martin Hinestar, sono abituati a vedere in pista gli argentini che si scaldano con un nulla, lui invece la vagnetta alla mano ha disegnato proprio lo schema finale per Montecchio con Davide Zanini, per Nahuel Calvo ancora Davide in avanti, 24 secondi alla fine, quindi Montecchio finirà con un possesso. Sempre Andrea Della Valle perde la pallina, la riprende in qualche modo. Ora Davide Zanini in avanti, 12 secondi alla fine. Thomas Crovadore perde il duello con Mauro Menendez che la butta lì davanti. 3 secondi alla fine del match, sono in 5 quelli di Montecchio. Non serve a nulla perché suona la sirena qui al Pala Vaccari. Correggio porta a casa i primi 3 punti di questo campionato di A2, prima sconfitta per Montecchio, giocata veramente in due modi diametralmente opposti questa sfida. Applauso comunque da parte del Pala Vaccari, ha apprezzato lo sforzo dei suoi beniamini, dicevo partita dai due volti, primo tempo veramente ingessato, nel secondo tempo 5 gol e ora viene ripristinato il rito della
del saluto a centropista, totalmente d'accordo con questa decisione da parte del board della federazione. Scambio di 5 da parte dei giocatori, abbracci anche tra Ernest Cinquini e i suoi ex compagni di squadra, Nicola Pozzo, eccolo qui, Gian Carraro con Marco Zanfi, si conoscono molto bene. E un abbraccio tutto argentino tra Nahuel Calvo e Mauro Menendez, con Correggio che porta a casa appunto questa partita. Dall'altra parte i risultati di giornata dicono che Breganze, come ricordato prima, vince contro il Picco Mirandola, Trissino 7-2 su Seregno e poi un 2-2 tra Tiene e Roller di Bassano. Allora, io direi a questo punto di interrompere la diretta qui dal Palais Vaccari, non prima però di aver ringraziato Davide Meneghello in regia e Carlo Della Valle alle riprese. Da Nicola Maragnin è tutto e ci vediamo alla prossima casalinga qui del Montecchio. Buonasera.